partito Maturadio, il programma di podcast didattici promosso dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Treccani e Rai Radio 3, un contenitore con lezioni facilmente accessibili per le studentesse e gli studenti che devono sostenere gli esami finali del secondo ciclo. 250 puntate divise in 10 discipline caricate sul sito del Ministero e su quello di Rai Radio 3. I contenuti sono stati realizzati da docenti di scuola e universitari, scrittori e matematici con un intenso lavoro di scrittura, revisione, speakeraggio e post-produzione che consentirà di offrire alle studentesse e agli studenti contenuti di qualità pensati per accompagnarli fino alla prova orale dell'esame, l'unica prevista quest'anno a causa dell'emergenza. Preparatevi, rilassatevi e riposatevi. Sono alcuni dei consigli che la docente di lingua inglese di Trieste, Elisabetta Garboni, ha voluto dare ai maturandi in vista dell'esame di Stato. Regole di base per adottare il giusto atteggiamento davanti alla commissione d'esame. E chiaramente, essendo un esame anomalo, fuoriesce anche da tutto quello che possiamo dire aver detto gli anni scorsi. Per cui state calmi, per quanto possa sembrare difficile. Ricordatevi che i professori non sono lì per bocciarvi, ma per aiutarvi. Presentatevi vestiti decentemente, senza esagerare in un modo, cioè senza essere troppo eleganti, non è una soirée, o senza essere però neanche troppo sciatti, diciamo così. Ok? Parlate in modo chiaro. Se avete bisogno di tempo per pensare, non esitate a chiederlo ai commissari e soprattutto non studiate fino alle 3 di notte del giorno prima. Cercate di andare preparati ma rilassati e di rendervi conto che appunto è solo un rito di passaggio e che un giorno ricorderete questo momento con incredibile stupore, perché nessuno avrà mai fatto prima quello che avete fatto. Per cui in bocca al lupo a tutti. Si è concluso Racconti di Cinema, il progetto dell'Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro, realizzato in collaborazione con l'agenzia di stampa Dire e Diregiovani.it, sviluppato nell'ambito del Programma Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Racconti di Cinema ha previsto l'attivazione di laboratori didattici sul cinema e sul giornalismo cinematografico e la realizzazione di materiale originale prodotto dagli studenti e dalle studentesse. In questo modo, anche a distanza, l'Istituto ha promosso la didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo. 200 ragazze in collegamento per l'evento organizzato nell'ambito del progetto Come Code and Frame, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in partnership con ENI, per appassionare le giovani studentesse alla cultura scientifica e investire su scuola e formazione come pilastri della sostenibilità. L'iniziativa, che si inserisce nella Milano Digital Week, è stata presentata con lo Story Live Scienza in Movimento, Nuove Energie in Rosa per il Futuro. Ricercatrici, allenatrici, manager si sono confrontate con 200 studentesse per incoraggiarle a perseguire sogni e passioni oltre i pregiudizi di genere anche in ambiti ancora dominati da uomini come le STEM. Istituto De Amicis di Palermo, a lezione di fiscalità con un progetto dell'Agenzia delle Entrate. Liceo Gullace di Roma. Nonostante le difficoltà, la scuola si sta preparando a riaprire in sicurezza, come ha dichiarato la dirigente scolastica Alessandra Silvestri. Intervista completa su diregiovani.it. Istituto Magarotto di Roma. Per le maestre la formazione degli alunni più piccoli è stata garantita anche se a distanza. Intervista completa su diregiovani.it. Istituto Tecnico Emilio Sereni di Roma. Si chiude il sipario sul percorso didattico dedicato al linguaggio cinematografico che ha visto coinvolti gli studenti nonostante il lockdown. Liceo Vivona di Roma. I ragazzi hanno scritto una lettera immaginando di essere dei bulli per capire le ragioni della violenza. Studenti di Palermo e provincia. Tre istituti comprensivi e la consulta provinciale degli studenti hanno siglato un accordo per offrire supporto didattico ai più piccoli. Per tutte le notizie consultate il sito diregiovani.it.